No, le solite cose, ero io. Ah, scusami allora. Forse... Allora chiedo scusa, chiedo scusa, dimmi. No, forse tu alzavi, io non eravo... Io ho alzato, ho sentito mettere giù e... ascolta, intanto vi saluto tutti e due. Ciao. Ecco, volevo riallacciarmi al discorso della sala che vi è stata vietata. Però qualche giorno fa, qualche settimana fa, adesso non ho presente bene la data, è stata negata anche a un'associazione femminile. Aspetta, abbassa la radio. Pronto, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ecco, è stata negata anche a un'associazione femminile di Treviso che... Sì. Anzi, erano varie associazioni. Di donne che andavano lì, volevano tenere la conferenza. Sì. Aspetta. No, vai tranquilla, dai, anche se ho un po' di per parlare dello sfruttamento e sul posto di lavoro e anche per quanto riguarda la vita coniugale, insomma, problemi femminili, parlavano del liberismo, del cosiddetto liberismo, che poi alla fine non sono altro che dei monopoli. Bene, gruppi apolitici, vabbè, insomma, le idee potevano essere più da una parte invece che da un'altra, però è stata negata dal sindaco a Treviso. Non hanno potuto riunirsi. Pronto? Sì, ti sento. Pronto? Sì. Ti sento. Allora, sono andate come voi lì alla sala filt della CGIL. Primo. Quindi non siete i soli. Non siamo i soli. La cosa è preoccupante, però. Guarda che è brutta questa, eh. No, è preoccupante. Cosa? Cioè, è preoccupante. Dimmi Francesco. Sì, è preoccupante che avvenga una cosa del genere. Che è veramente da prendere paura che avvenga una cosa del genere. Sì. Vi sento la radio perché al telefono. Sì, sì. Va bene. Sì, non riesco. Sì. Dimmi qualcosa, se devi dire ancora qualcosa. È preoccupante, ho sentito questo, no? Allora, sì, primo, ecco, questo. Secondo, non so se voi avete sentito, l'altro giorno che è stata approvata dal Parlamento europeo la storia lì della manipolazione genetica, cioè sì. Il fatto che delle multinazionali di ricerca, tipo, che so, saranno case farmaceutiche, e possano tranquillamente attraverso la brevettazione appropriarsi di pezzi del corpo umano, insomma, diventarne loro i proprietari. Sì, bella, eh. Questo è stato approvato con gli evviva dal nostro rappresentante signor mister cos'era? Casini Movimento per la Vita, che ha detto che bello, beh, insomma, non del tutto sono d'accordo, ma va bene così. Vabbè. Ecco, l'ho sentito io alla televisione, sono rimasta abbastanza interdetta perché il Movimento per la Vita dovrebbe cosa? Dovrebbe sì. Cioè, in prima linea avere ostacolato un progetto mostruoso di questo tipo, secondo me. Sì. Ecco, e tutto qui, volevo sentire la vostra opinione a riguardo e della prima e della seconda soprattutto. Grazie. Allora io adesso metto giù. Ok. Ecco, ti rispondo subito. Metto giù, eh. Ok. Grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao e sempre grazie. Allora, prima di tutto mi spiace per te, amica mia, il Movimento per la Vita interessa una sola cosa: costruire miseria, sottomissione, distruggere la vita. Questo gli interessa il Movimento per la Vita. Cioè, è il movimento affinché noi ci appropriamo della vita. Questo è Casini e tutti gli altri. Cioè, tutti i cattolici fanno questo. Per cui gli va bene approvare la pillola per il sesso, perché allora producono più miseria, cioè sono convinti di produrre più miseria. Gli va bene di costruire una legge come quella per gli organi, perché così gli esseri umani sono sottomessi. Gli va bene costruire sottomissione. Per quanto riguarda poi le donne, che non gli è stata data la sala, a Francesco, a questo punto siamo convinti che fra la vita e l'orrore ci siamo noi e qualcun altro. Cioè, è molto triste, eh? Sì, no, ma infatti... È tristissima, cioè, la cosa. Denunciare una cosa del genere e dire che in un giro di poco tempo, da febbraio adesso, già due casi del genere si ripetano, cioè, è alquanto allarmante, insomma, anche perché una tematica del genere, tipo quella delle donne, non poteva creare problemi. Chi crea problemi è solo la Chiesa Cattolica, cioè, nel senso che un argomento del genere, poi anche parlare del liberalismo,
è una cosa che comincia a dar fastidio, perché ormai stiamo pensando all'unico Dio, cioè nel senso, esiste un unico Dio per i cristiani, che è il Dio dei cristiani, esiste un unico Dio che è il mercato. Questo c'è proprio un collegamento significativo per quanto riguarda appunto la visione religiosa e la visione economica, cioè la visione legata soltanto alla produzione, alla ripetizione, alla produzione di beni e al consumo. E bisogna dire appunto che già come monoteismo può fare, si può permettere di consumare e sprecare le persone, le può anche utilizzare, le può anche fare a pezzi. L'importante è che non sia la bordo, cioè nel senso, se voi notate, al Vaticano va bene qualsiasi cosa, cioè, purché non ci sia l'aborto, purché ci sia la continua procreazione e basta. L'aborto è un atto di volontà della donna, sì, capisci? Cioè, la donna determina la sua vita, dice io posso partorire o non partorire, posso, se sto bene, se vivo bene, posso partorire, così faccio vivere bene il figlio. Piuttosto far vivere il figlio in miseria o creare altri problemi, preferisco abortire, il figlio lo posso fare dopo o posso non farlo. Sì, ma è una scelta. Bene, anzi, la Chiesa Cattolica, anziché dire mettiamo le donne in condizioni di partorire, costruiamo delle buone condizioni di vita affinché tutto possa avvenire, costruiamo il benessere, no, dobbiamo usare la galera. Se queste stronze si permettono di determinare se stesse, di determinare la propria vita, le cacciamo in galera o via di mezzo, insomma, una volta le ammazzavano pure. Per cui ricordatevi questo è l'unico modo che ha un cristiano per affrontare la vita, è solo stupro e omicidio, sia dal punto di vista filosofico che troppo spesso anche da un punto di vista fisico. Sì, sì, no, ma di fatto d'altronde i cristiani non andrebbero neanche considerati dal punto di vista religioso, ma andrebbero considerati dal punto di vista della psicologia criminale o della patologia criminale, cioè nel senso che non è possibile definire religione e religiosità quello che il monoteismo ha creato con le varie religioni monoteiste, cioè sono attività criminali, sono formazioni a livello di patologia. D'altronde tutte quante le forme di patologia appartengono sempre a delle dimensioni che sono pericolose, cioè qualsiasi forma di monoteismo ha sempre alle sue spalle un'alterazione dannosa dal punto di vista fisico. Citiamo un esempio molto semplice, qualcuno ad esempio va a citare, e questo sarebbe appunto anche da vedere se è vero, perché appunto i cristiani monoteisti hanno falsificato la storia, che esempio ci fu un faraone egiziano, Akhenaton, che avrebbe creato la religione unica del sole. Benissimo, allora un ricercatore ha detto, dalle immagini esistenti è emerso che il faraone soffriva di una rara malattia genetica, tuttora esistente, e contro la quale non si deve ancora trovare una cura. Si chiama sindrome di Marfan ed ha una stranezza, alienazione e precisi sintomi fisici. Ecco, questo faraone appena incoronato spazzò via tutte le religioni, cioè nel senso la malattia, la deformazione anche mentale crea il monoteismo. Il monoteismo è creato anche come malattia, d'altronde il monoteismo, soprattutto di tipo cristiano, è il più grande generatore di malattie psichiche della storia. È stato un serbatoio di malattie psichiche. Il discorso di Abramo, che era fatto di oppio, cioè il discorso più logico che ci sia, anche perché lo usavano, si usavano tranquillamente i semi da oppio per il cibo in quelle zone. Per cui con un'intossicazione d'oppio tu vedi il Dio padrone che ti dice a te che anche tu sarai padrone come lui. E questo è un effetto dell'eroina, eh? Cioè l'effetto dell'eroina porta a questo. Per cui l'intossicazione d'oppio fa nascere proprio il monoteismo. E siccome sanno che non hanno nessuna possibilità di imporre questa dottrina, devono ricorrere alla violenza, qualunque essa sia. Sì, d'altronde il paganesimo purtroppo sorge anche come formulazione per contrasto al monoteismo, proprio perché deve difendersi, cioè nel senso che il paganesimo e il politeismo non avevano problemi a riconoscere una divinità secondaria che potrebbe essere il Dio degli ebrei o il Dio dei cristiani. Il problema è che questo Dio si vuole arroccare qualsiasi diritto, cioè poi che non è un Dio, è una malattia, è una deformazione. Citiamo un altro periodo della mitologia. Già Eschilo, nella tragedia di Persani, parlava di due donne di statura imponente e di incomparabile bellezza. Ha giocato un carro come cavalle, una in vesti persiane e l'Asia, che accede docile le briglie, e l'altra in vesti doriche e Eleuteria, la libertà greca che si ribella e spezza il gioco. E così l'Europa, in Eroto, è ciò che si separa dall'uniformità asiatica e con essa in lotta mortale, rispetto alla quale non c'è via di mezzo. Cioè nel senso che per i pagani, per i politeisti, tutto è ammesso, tutto è ammissibile, purché non sia nocivo verso le persone. Tutto quanto può essere considerato, però per il monoteismo questo non è possibile. Di conseguenza sorge questa necessità di lottare contro il monoteismo, proprio perché il monoteismo è un terrore, è veramente la formazione di qualcosa di grave. E il fatto stesso che noi assistiamo che organizzazioni di tipo clericale in Italia continuano a insistere sulla necessità... Buongiorno.
Sono Danilo di Vedevago. Dimmi. Vorrei dire che gli antichi una volta, prima del cristianesimo qua in Europa, sapevano cose che oggi i moderni non sanno. O sbaglio? Sì. Beh, qualcosetta potremmo sì affermare questo. Sono per telefono, scusi. Pronto? Telefono. Diciamo che possiamo sì affermare questo, che lo sapevano anche in maniera diversa. Ma mi sembra che gli antichi, i pagani fossero troppo barbari, secondo me. O sbaglio? Non so cosa intendi. Ah? Non so cosa intendi. Scusa, sono in un bar. Non so cosa stai intendendo per questo. Barbari, nel senso che erano più, uccidevano di più, facevano lotte sempre di guerra. Tieni presente che i cristiani hanno fatto 3 miliardi oltre di morti, eh? Dove, scusa? Dappertutto, tutta la storia di un'altra. Altra storia? Tutta. Sì, ma... va bene, ti ringrazio. Prego. Ciao. Ciao. Se le basta pensare che con la caccia delle streghe si parlano di 20 milioni di persone messe su, guardate che non è male. Guardare il passato con gli occhi con cui viene guardato adesso significa guardare il passato con gli occhi cristiani. Cioè, i cristiani vi hanno insegnato che i barbari arrivavano per massacrare, per sterminare. Ma, per esempio, un Alarico, che era un cristiano ario, è stato costretto dai cristiani cattolici, gli ari erano cristiani e i cattolici cristiani, a saccheggiare Roma per distruggere il paganesimo. Il cattolicesimo ha impedito il rispetto di un trattato che Onorio e suo padre avevano stipulato con Alarico, perché li aveva difesi dai vandali, proprio perché venissero a Roma, a distruggere Roma, costruire la miseria e distruggere i resti del paganesimo. Per cui stiamo attenti a dire dei barbari. Sì, beh, basta pensare che poi la caratteristica del monoteismo, del cristianesimo, è sempre quella di nascondere e mistificare tutto quanto. Cioè, io appunto... Sì. Ecco, noi ad esempio assistiamo a come argomento di attualità. Ciao. Sono io, senti, volevo chiederti una cosa. Prima tu hai detto chi non ricorda è costretto a ricordare. Certo. E se puoi spiegarmi questa definizione. E poi volevo anche sapere qualcosa riguardo, se potete dirmi, riguardo Porus e Peni, oppure Amore e Psiche o il Vaso di Pandora. Non so se abbia niente a che vedere con i discorsi che avete fatto prima riguardo ai fantasmi, se c'è un'affinità. Sì, a delle favole che avete prima. Sì. E poi volevo sapere se potete anche dirmi brevemente qualcosa sulla crociata dei fanciulli. Ah, la crociata dei fanciulli. Sì. Va bene. Troppe cose? Sì, sono molte cose, ma ti cercherò di dirti qualcosa. La crociata dei fanciulli ho parecchia roba, ma ho a casa. Ho delle cronache a casa più che altro. E cioè, insieme alle crociate dei fanciulli e le crociate dei pezzenti. Non importa perché ho la cassetta. Ho capito. Quindi magari per quel che riguarda Porus e Penia e Amore e Psiche. Porus e Penia, Amore e Psiche te lo dirà Francesco adesso. E chi non ricorda, ecco perché questo non ricorda. Questo che chi non ricorda la prossima trasmissione, cioè stasera alle 7, va bene? Va bene, ciao. Beh, se vuoi dirgli qualcosa, Francesco, sì, no, beh, chiudiamo la trasmissione. Il problema è questo qua, cioè Amore Psiche rappresenta, dal punto di vista mitologico, una cosa molto fondamentale, perché è proprio la formazione della psiche come persona. Esiste vari testi, tra cui un libro fatto dall'astrologo di Neum, che appunto parla dell'argomento, cioè qua dice chiaramente, noi assistiamo proprio che la formazione della psiche è la formazione della persona nell'ambito occidentale, e di conseguenza diventa significativo proprio perché rappresenta la possibilità della persona, nonostante delle persone che sono esterne, che sono molto consistenti, di riuscire a formare una propria identità, di mantenerla e di portarla avanti. Basta pensare che, ad esempio, per quanto riguarda la psiche, secondo la mitologia, nel tentativo di suicidio fu salvata da Pan, cioè dal radicamento all'aspetto fisico e all'aspetto più materiale delle cose, o perché tutto quanto va integrato, tutto quanto va utilizzato. Si sono scritte centinaia di pagine, al limite la prossima volta mi riprometto di inserirla più concretamente e più diffusamente questo argomento. Scusate, io chiudo qui la trasmissione.